Le sponde del Nilo sono state occupate fin dal Paleolitico. I suoi primi abitanti lottarono per sopravvivere in un mondo primitivo, misterioso e imprevedibile. Il Nilo, che scorre per 6671 km dal cuore dell'Africa fino al Mar Mediterraneo, ha condizionato l'esistenza e le credenze di varie popolazioni. Sugli altipiani dell'Etiopia, tra le stese paludi del Sudan o nei campi dell'Egitto, è ancora possibile scoprire tracce di ancestrali modelli di vita. Fu proprio in Egitto che, 3000 anni prima di Cristo, il Nilo vide nascere la prima delle grandi civiltà del mondo. Ancora oggi, la cultura degli antichi egizi continua a destare la nostra ammirazione e le loro idee seguitano ad alimentare la nostra fantasia. L'Egitto fu la culla dell'uomo occidentale. Qui si realizzarono i primi raccolti che trasformarono il fiume in un giardino dell'Eden. Gli antichi egizi produssero la prima lingua scritta, la incisero sulla pietra e celebrarono le loro divinità con monumenti destinati a durare per sempre. Ma soprattutto crearono una religione nella quale l'uomo e le forze naturali avrebbero convissuto per l'eternità. Nel suo sforzo di sfruttare la natura, l'uomo la trasformò nel suo dio. Il Nilo, fiume degli dei. Gli Egizi sono stati tra i migliori costruttori di ogni tempo e le piramidi di Giza sono i più grandi edifici in pietra mai costruiti. È opinione che i monumenti dei faraoni siano stati innalzati da schiavi. È più probabile, invece, che questo arduo lavoro sia stato fatto da contadini, costretti a lasciare le loro terre inondate annualmente e desiderosi di guadagnarsi da vivere nei 3 mesi durante i quali l'acqua copriva i campi. Fu il limo del Nilo a rendere possibile tutto ciò. È un miracolo che ha origine 6.771 km più a monte, nella culla del fiume più lungo del mondo. In realtà, il Nilo è la congiunzione di 2 corsi d'acqua. Il Nilo Azzurro, che nasce sugli altipiani dell'Etiopia, e il Nilo Bianco, che ha origine dal lago Vittoria, nell'Africa centrale.
mentre il Nilo Azzurro forniva la maggior parte del limo e dell'acqua che giungeva in Egitto, il Nilo Bianco portava in regalo gli iati, un composto di nutrienti alla base della grande fertilità del suolo egizio. Nel cuore dell'Africa tropicale, la valle del Nilo conserva lo stesso aspetto che doveva avere all'epoca dei primi faraoni. Qui il Nilo è popolato da una ricca fauna. Grazie alle prime testimonianze artistiche, sappiamo che la maggioranza degli animali che troviamo ancora oggi in queste paludi era già conosciuta dagli antichi egizi. Migliaia di anni fa, la caccia e i mutamenti climatici spinsero molte fiere ad abbandonare l'Egitto. Una delle prime vittime fu l'elefante, che durante le dinastie più antiche, quasi 5.000 anni fa, scomparve da queste terre, così come la giraffa e il rinoceronte. Ma la drastica riduzione del numero degli elefanti non impedì agli egizi di concepire una religione basata sulla natura. A sorpresa, l'ippopotamo fu una delle molte creature che trasformarono in divinità. La femmina, voluttuosa e materna, rappresentava Taweret, la dea della nascita. Questo animale, però, costituiva anche una calamità. Di notte distruggeva i campi. Il maschio incarnava perciò Set, il dio del caos. Nell'antico Egitto il clima era molto più umido di quello attuale. Lontano dal Nilo, nella savana, vivevano i grandi felini e numerose mandrie di erbivori. Per la sua capacità di vedere oltre l'orizzonte, la giraffa divenne per gli egizi il simbolo della predizione. Ma un animale dominava la loro immaginazione. Per i primi egizi il leone era re e il re era leone. Rilievi del 3500 a.C. rappresentano il sovrano come un terribile leone che divora i suoi nemici. Lacci, lance, trappole, archi e frecce facevano parte di un equipaggiamento sempre più sofisticato. Queste armi, però, non liberavano il mondo da tutti i suoi pericoli. Il bufalo africano probabilmente causò altrettante vittime dei grandi felini. Come conseguenza, divenne il simbolo del vero potere e dell'aggressività. Così viene rappresentato il re Narmer in una scultura cerimoniale, che raffigura la nascita della prima nazione della Terra. Una creatura divina per metà vacca e per metà bufalo presiede la scena. Narmer, re dell'Alto Egitto, è un bufalo che distrugge le mura di una città ostile del Delta e che schiaccia il nemico sotto i suoi zoccoli. È uno dei documenti più importanti della storia dell'Egitto. Proclama la monarchia come forma di governo e, mediante l'utilizzo di simboli di animali e di geroglifici, stabilisce un codice di espressione che sarebbe durato 3500 anni. Horus, il dio falco, altro simbolo reale, governa le terre del delta conquistato in cui crescono i papiri.
L'unificazione dell'Alto e del Basso Egitto in un unico Stato, che è poi giunto fino ai nostri giorni, si commemora con le teste allacciate di due animali mitologici. La trasformazione dell'Egitto in un regno stabile, a partire da diversi gruppi di pastori nomadi, fu una conseguenza diretta del clima e della morfologia del territorio. Questa era una terra fertile dove brillava sempre il sole. Gli egizi fecero il possibile per trasformarla in un paradiso terrestre. Il Nilo forniva cibo in abbondanza, la pesca era buona e le paludi piene di anatre e di oche. La prosperità arrivava dalla natura, come questi datteri dolci. Tutto l'Egitto aspettava con ansia questo momento. In primavera le piogge monsoniche inondano la terra e fanno crescere il livello dei fiumi. L'acqua carica di fango ha raggiunto il suo livello massimo. Le cascate Tsisat, alla sorgente del Nilo Azzurro, sono al limite. I 4/5 dell'acqua che arriva in Egitto provengono da questo luogo. Alla fine, le acque melmose del Nilo Azzurro si mescolano con quelle ricche di nutrimento del Nilo Bianco. Insieme scorrono fino in Egitto, ora più lentamente, depositando il limo al loro passaggio. Fino a 100 anni fa, le piene inondavano tutta la valle, costringendo persone e animali a spostarsi verso gli altipiani. Ogni anno, il dio Yapi portava il suo regalo, che copriva tutta la pianura, rigenerandola. Dopo qualche mese, le acque si ritiravano, lasciandosi dietro un vero e proprio banchetto. Gli egizi, grandi naturalisti, registravano tutto quello che vedevano fino all'ultimo dettaglio. Nei dipinti delle prime tombe di Meidun, oche in processione dal piumaggio bianco sul dorso e rosso sul ventre, riportano la vita nelle paludi. Ma non c'è creatura più adatta del sacro ibis per nutrirsi negli acquitrini. Introduce profondamente nel fango il becco, lungo e ricurvo, catturando qualsiasi preda, anche quelle più sfuggenti. La sua intelligenza si ritrova in Thoth, dio della saggezza. L'uccello vive ancora sulle pareti di innumerevoli templi, guidando i colpi di calamo dello scriba che, custode dell'albero della vita, verga il nome del faraone su un foglio. Finché non lo fa, il sovrano non esiste. Tale è il potere delle parole. Quello che stupisce nell'arte egizia è il suo interesse quasi scientifico per i dettagli. L'upupa che mostra la cresta. La sorgente d'acqua che si nasconde tra gli iris. Il martin pescatore che svolazza sul fiume. L'arte egizia, tutt'altro che stilizzata o astratta, si ispira spesso a fugaci momenti naturali.
La natura veniva dipinta così fedelmente perché gli animali potessero accompagnare il morto nell'aldilà. Le inondazioni erano attese con ansia, soprattutto ad Assuan. Qui gli egizi cominciarono a misurare la piena annuale del Nilo con il cosiddetto nilometro. Se l'annata era buona, il fiume superava di quasi 8 metri e mezzo il suo livello invernale. 90 centimetri in più e l'acqua distruggeva i villaggi. 90 centimetri in meno e il villaggio moriva di fame. Fino a quando non vennero erette le dighe, questo indicatore costituì l'unico modo per misurare il livello dell'acqua. Accanto ad esso, uno strumento molto più antico, di epoca faraonica. Valutare il livello dell'acqua è una cosa, ma utilizzarla con intelligenza è ben diverso. I primi canali di irrigazione furono costruiti ancor prima dei faraoni, ma fu un'invenzione dello Shaduf che rivoluzionò l'agricoltura. Con un canale per l'acqua da una parte e un misuratore di fango dall'altra, l'utilizzo dello Shaduf determinò un aumento notevole delle terre irrigabili. Gli egizi fondarono la loro civiltà sulla ricchezza generata dal grano. La terra in realtà non produceva solo cibo. Anche il lino veniva coltivato, poi filato e tinto per realizzare abiti leggeri. Ma per i faraoni la cosa più importante era il raccolto del grano. Tutti gli anni un esercito di burocrati misurava i campi coltivati. Il raccolto rappresentava una tale sicurezza che venne ideato un sistema di imposte molto semplice. Si metteva in relazione l'estensione del terreno coltivato con l'altezza della piena annuale misurata dal nilometro. Ciò permetteva ai guardiani dei campi di calcolare esattamente le imposte. Anche l'allevamento era soggetto a tassazione. Le sculture sulla tomba di un nobile rappresentano il conteggio delle mandrie in una grande proprietà. Gli agricoltori conducono gli animali davanti agli occhi, tondi e sfavillanti, dell'ispettore delle imposte. Sul Nilo Bianco, a metà strada tra gli altipiani dell'Etiopia e il lago Vittoria, si estende un'enorme palude di papiri. I mercanti arabi lo chiamano il Sud, o l'ostacolo. È la palude più grande della Terra e forma una barriera quasi impenetrabile tra l'Africa equatoriale e l'Egitto. Il sud è il luogo di residenza dei Nuer, un popolo dedito interamente all'allevamento. Senza i Nuer, il bestiame non potrebbe sopravvivere e senza il bestiame non potrebbero sopravvivere i Nuer. Le mansioni giornaliere di Anouk sono quasi sempre le stesse tutti i giorni e all'alba accende un falò con gli escrementi degli animali. I Nuer sono seminomadi. Quando il Nilo cresce si spostano con le mandrie sugli altipiani. Quando poi le acque si ritirano, tornano a stabilirsi nelle zone paludose. I Nuer hanno scelto indubbiamente un luogo molto difficile per vivere. Qui ci sono i pericolosi coccodrilli, anche se i principali nemici dei Nuer sono le zanzare. Il sud è infestato da zanzare della malaria e da mosche tsetse. What's that?
Il bestiame fornisce quasi tutto ciò di cui i Nuer hanno bisogno. Lo sterco secco serve per cucinare e la cenere viene usata come dentifricio. I Nuer non potrebbero vivere in simbiosi maggiore con le loro vacche. Il profondo amore che legava gli egizi alle mandrie è evidente nella loro lingua. Gli esseri umani sono definiti il bestiame del dio sole. La dea vacca Hathor era la madre simbolica del faraone. I governanti egizi venivano allattati con il suo latte divino ed era lei a proteggere i faraoni e le loro tombe sulle sponde del Nilo. La dea vacca veniva adorata molto prima dei faraoni, culto che continuò anche dopo l'ultimo sovrano. Nel centro storico del Cairo sorgono diverse moschee. Da molti anni la capitale è un centro di cultura e di saperi islamici. Attualmente in Egitto vi sono oltre 50 milioni di musulmani, ma anche una popolazione di circa 7 milioni di cristiani, la maggior parte appartenenti alla Chiesa copta. Prima della conquista islamica, nel VII secolo, gli egizi erano in maggioranza cristiani copti. Secondo il patriarca di questa chiesa, il Pope Shoruda, vari precetti derivano da tradizioni ancestrali. Gli antichi egizi credevano in un universo abitato dagli dei e dall'uomo. A riparo sotto l'arco creato da Nut, la dea del cielo, erano protetti dal caos che li circondava. Più giù, sul suolo della valle del Nilo, Jed, la dea della terra, era bagnata dalla luce eterna del sole. Il sole era la divinità suprema, la fonte della vita per gli dei e per gli uomini. Ogni alba era una perenne rappresentazione del momento originale della creazione, quando tutto sottostava all'astro durante il suo viaggio nel cielo. L'egemonia del sole è riprodotta sulle pareti di innumerevoli tombe. L'astro è sostenuto in aria dal dio falco, Horus. Un babuino solleva le zampe anteriori in segno di adorazione. Il leone è l'animale più importante, rappresentato spesso come protettore del sole. Uomini e donne sono sottomessi a lui, così come gli animali che li circondano. Tutti riconoscono il potere del sole, fonte di vita. Nei templi, i babuini sono i suoi guardiani. Il coccodrillo Sobek sostiene il sole e in cambio è protetto dalle ali aperte di Horus, il dio falco. All'alba, gli avvoltoi spiegano le ali per ricevere il calore del sole e prepararsi a volare. Gli egizi consideravano questo gesto come un atto di adorazione. Nella valle tutta la vita si svolge sotto l'ala protettrice del dio Nekhbet.
L'avvoltoio venne identificato nel linguaggio geroglifico con la parola Mut, che significa madre. In passato, i coccodrilli popolavano tutto il corso del Nilo. Malgrado i loro 6 metri di lunghezza, erano cacciatori silenziosi. Con le bocche spalancate, pagano ancora una volta il loro tributo al sole. Un gesto che però veniva considerato un simbolo di aggressione e che per questo li associava a Sed, dio del caos, nemico di Horus. I coccodrilli occupavano anche una posizione di prestigio in quanto protettori del faraone. Sostenendo il simbolo della vita, Sobek è il difensore del grande Amenofi. La natura ispirava ogni dettaglio dell'architettura religiosa. I 2 grandi blocchi all'ingresso del tempio rappresentano le alte scarpate che chiudono la valle del Nilo. Il fiume che scorre tra questi argini stilizzati esprime idealmente la strada per entrare nel mondo dello spirito. I templi glorificano gli animali del fiume, trasformandoli in divinità. Osiride, dio della fecondità della terra, dal viso verde, dominava tutta la vita del fiume. Con i suoi attrezzi da allevatore e da agricoltore, esaudiva le preghiere di pastori e contadini. «Tu sei il Nilo», diceva il faraone Ramsete II nel suo inno a Osiride. «Gli dei e gli uomini vivono nella tua emanazione». Osiride era il signore della vita. Nell'antichità, il Nilo, entrando nel delta, si divideva in 5 rami diversi e tra questi si stendevano grandi paludi, coperte di papiri. Era così importante il papiro che finì per diventare un simbolo del Basso Egitto. Qui, vicino alla sorgente del Nilo Azzurro, la loro raccolta è un'attività pericolosa. Per questo gli uomini, muovendosi con le loro fragili canoe, fanno tutto il rumore possibile per spaventare ippopotami, coccodrilli e serpenti. Grazie alla sua leggerezza, il fusto del papiro, una pianta acquatica che può raggiungere un'altezza di oltre 5 metri, è il materiale ideale per costruire delle imbarcazioni. Nell'antico Egitto, però, esso serviva a qualcosa di più che non a realizzare mezzi di trasporto. Era il veicolo di trasmissione della lingua e delle idee. Infatti, dalle fibre sottili del suo interno, sovrapposte in 2 strati e pressate, gli egizi ricavavano una sorta di foglio, usato come materiale scrittorio. Spesso i pericoli del fiume venivano rappresentati con particolare umorismo. Gli egizi crearono le prime strisce disegnate e i loro rotoli raggiunsero anche i 30 metri di lunghezza.
In Egitto lo scriba era in parte funzionario e in parte sacerdote. Il suo lavoro era la base dell'unità di una grande nazione. Ne registrava la storia, ne preservava i miti e garantiva un governo efficace. Per i faraoni l'informazione era potere. Il potere dello scriba derivava dalla conoscenza dei segni di cui si componeva la scrittura pittografica. All'inizio molti geroglifici rappresentavano immagini tratte dalla natura. Poi, mano a mano che il linguaggio si sviluppò, i disegni degli animali passarono a indicare suoni e lettere. Le corna della dea vacca, che sostengono il disco solare, divennero il segno corrispondente al suono O. Il passaggio dalla natura al simbolo e da questo al suono sarà la base di tutta la scrittura futura. Quando l'Egitto fu invaso dai Romani nel 30 a.C., il mondo dei faraoni era ormai in piena decadenza. Due statue giganti, i colossi di Memnone, sono tutto ciò che resta del tempio funerario di Amenofi III, della 18ª dinastia, l'ultimo grande periodo della storia dell'Egitto faraonico, cui seguì un'epoca di declino, durante la quale il paese subì numerose invasioni. Gli occupanti depredarono le ricchezze degli egizi, però rispettarono la loro articolata religione e ammirarono la loro cultura. Un terremoto distrusse il tempio situato dietro i colossi. In seguito, i vari conquistatori lasciarono via via le loro tracce. Un imperatore romano scolpì il suo nome sulla pietra. Da allora il vandalismo occasionale è arrivato fino ai nostri giorni. I romani conquistarono l'Egitto perché volevano il suo grano, ma anche perché era la porta dell'Africa. Un mondo che offriva animali selvaggi in abbondanza. Molte bestie feroci morirono negli anfiteatri di tutto l'impero per divertire il popolo. Per l'inaugurazione del Colosseo vennero sacrificati 5.000 animali. Sotto Nerone, la guardia pretoriana uccise in un solo giorno 400 orsi e 300 leoni. I cristiani e i più miserabili erano dati in pasto alle fiere. Gli schiavi venivano obbligati a uccidere altri schiavi. Gli animali venivano catturati fuori dalle frontiere dell'impero. Gli egizi divinizzarono la natura, i romani la ridussero in schiavitù. Nessuna creatura poteva salvarsi. L'acqua scende ancora con forza dalle cascate Tsisat, ma già da tempo non ci sono elefanti sulla montagna. Alla loro estinzione ha contribuito la caccia, ma soprattutto la scomparsa delle foreste in cui vivevano. Vicino, nel lago Tana, i tagliatori di legna raggiungono le sponde più nascoste con le loro canoe di papiro. In Etiopia, praticamente tutti utilizzano la legna per cucinare, ma c'è anche molta richiesta di legname da costruzione. Oggi gli etiopi sono 50 milioni, tre volte più del 1950, e la stragrande maggioranza vive dei prodotti della terra. Ogni anno sono sempre più numerose le foreste che vengono abbattute per rispondere alle necessità della popolazione. Finora è andato distrutto un decimo della massa forestale. Molti degli altipiani sono ormai disboscati. Dopo le piogge, i campi sono verdi e rigogliosi, ma senza le radici degli alberi a trattenere la terra, questa viene trascinata via dai venti estivi e grandi quantità finiscono nei fiumi. Vi sono tuttavia piccole oasi sparse qua e là sugli altipiani dell'Etiopia, dove la vita continua.
Il monastero di Debra Lebanos è circondato dal suo giardino dell'Eden. Le antiche tradizioni cristiane sono un baluardo a protezione della fauna che rischia l'estinzione. Il babuino abbondava in tutta l'Etiopia. Oggi è molto raro e si trova solo in boschi isolati come questo. I pellegrinaggi sono sentiti oggi tanto quanto lo erano in epoca medievale. Nei giorni di festa gli agricoltori si recano sempre ai monasteri. Il cristianesimo venne introdotto nel IV secolo. Da allora si è radicato sugli altipiani e le tradizioni diffuse attualmente sono quelle della chiesa primitiva. Si usa ancora il sistro, uno strumento suonato dai sacerdoti nei templi dell'antico Egitto. Gli etiopi facevano parte di un ramo della cristianità estesa da Alessandria d'Egitto agli altipiani. Le chiese d'Egitto ed Etiopia sono legate da credenze comuni e da forme rimaste isolate rispetto ai principi del cristianesimo sviluppatisi in Europa. Tra i monasteri più antichi troviamo quelli sulle isole del lago Tana, alla sorgente del Nilo Azzurro. Queste isole sono coperte da boschi autoctoni. I monasteri sono sempre stati, in pratica, delle riserve naturali. Oggi queste isole sono importanti luoghi di riproduzione e costituiscono l'habitat invernale per molti uccelli migratori. Tutti gli abitanti degli altipiani dell'Etiopia rispettano questi volatili. Abitudini religiose profondamente radicate, che derivano dai comandamenti dell'Antico Testamento, proibiscono di mangiare ibis, aironi, cicogne e palmipedi. Questi divieti hanno protetto in maniera incredibilmente efficace circa il 96% delle 830 specie che si trovano nel paese. Perfino durante le carestie degli ultimi decenni, gli uccelli del lago Tana non sono stati cacciati. Vivere in armonia con la natura significa essere prossimi a Dio. E tutti i monaci si sforzano di far parte del ciclo naturale della vita. Il Cairo è, da molto tempo, uno dei centri del sapere della cultura islamici. La moschea del sultano Hassan, una delle maggiori, venne costruita nel XIII secolo. Anche qui non è difficile trovare influenze dell'antico Egitto. Entrare in una moschea equivale a trovarsi in presenza di Dio. Qui vi è qualcosa di più di un'ombra del passato. Orazioni giornaliere che celebrano la nascita del sole. Decorazioni astratte ispirate alla natura. L'Islam e il cristianesimo coesistono lungo questo grande misuratore del tempo che è il Nilo. Entrambe le religioni credono in una vita eterna, per la quale pregano, e affermano che il comportamento tenuto nel corso dell'esistenza terrena determinerà la nostra condizione nell'aldilà.
Le pitture di innumerevoli tombe mostrano comitive funebri in cui le prefiche piangono lo spirito del defunto. Le tombe contenevano tutto ciò di cui il morto avrebbe avuto bisogno nell'altra vita. Perfino i sandali. Quest'uomo fu sepolto 6.000 anni fa ai margini del deserto e la sabbia ne ha mummificato il corpo in maniera naturale. In quell'epoca i morti venivano sepolti in direzione del sole ponente insieme a cibo e a immagini da portare nell'aldilà. L'usanza di prepararsi per l'eternità era così diffusa che ai tempi dei primi faraoni venivano collocate nelle tombe sculture di grande realismo, perché ricevessero lo spirito del defunto. Gli occhi di cristallo gli permettevano di vedere nella nuova vita. Le tombe monumentali non assicuravano soltanto la vita eterna del faraone, ma attraverso la sua perpetuazione anche quella delle anime dei suoi sudditi. Per gli egizi la cosa più terribile era l'idea dell'oblio, di non superare le prove che avrebbero permesso loro di entrare nel mondo dei morti. Lo straordinario viaggio verso l'eternità è raccolto nei libri dei morti. All'inizio della cerimonia di apertura della bocca vengono pronunciate sulla mummia delle formule magiche per recuperarne le facoltà vitali, soprattutto la vista e la parola, di cui lo spirito avrà bisogno durante il cammino che lo aspetta. In seguito l'anima dovrà attraversare 28 porte, ma per passare davanti agli dei guardiani del mondo dei morti, ogni sortilegio, ogni invocazione devono essere quelli giusti. Qui lo scriba reale, Ani, inizia il suo viaggio attraverso le porte, accompagnato dalla sua sposa, Tutu. Indicami il cammino, perché ti conosco. So il nome del Dio che ti protegge, Signora del Cielo, è il suo nome. Dopo aver compiaciuto tutti gli dei guardiani, attraversa la porta seguente e il viaggio continua. Il Dio Sciacallo, Anubi, lo guida fino alla casa delle due verità per affrontare l'ultima prova. Dopo, il suo spirito verrà trascinato nell'inferno dell'oblio o andrà in paradiso. Sfila davanti a un tribunale degli dei e di fronte a ognuno dichiara la sua innocenza. Non ho rubato, non ho causato dolore. Non ho aggredito e non ho fatto soffrire nessuno. Oh, bevitore di sangue sorto dal luogo dell'uccisione, non ho sacrificato alcun toro sacro. Non ho catturato alcun uccello nelle riserve degli dei. Non ho pescato alcun pesce nelle loro acque. Non ho deviato il corso del fiume. Costruito dighe. Sporcato le acque. Per provare che il defunto dice la verità, si pesano contemporaneamente il suo cuore e una piuma sulla bilancia della giustizia. La bestia, Amud, è pronta a divorare i cuori macchiati di peccato. Thot, dio della saggezza, dichiara che il defunto dice la verità. In seguito viene condotto davanti a Osiride, dio del mondo dei morti, che lo fa entrare in paradiso.
Grazie al limo e alle acque del Nilo, gli egizi crearono un giardino dell'Eden. Nella loro immaginazione, il paradiso non poteva essere migliore. Per questo vollero portare il meglio nell'aldilà. Oggi uomini e donne vivono lontani dalla natura e dal mondo che determinò le credenze dell'antico Egitto. Malgrado ciò, l'idea del paradiso terrestre è rimasta. Tutti i popoli, tutte le religioni di ogni epoca hanno aspirato al ritorno nel giardino dell'Eden. È un luogo che accende da sempre la nostra immaginazione e può essere ritrovato alla sorgente del Nilo. Nella nostra fine si trova il nostro principio, disse una volta il poeta Eliot. E la fine della nostra ricerca sarà arrivare dove iniziammo e conoscere il luogo per la prima volta. Quello che troviamo oggi lungo il Nilo è un antico concetto espresso con parole nuove. Nell'essenza della religione egizia risiede la credenza che l'uomo e gli animali debbano vivere in armonia e che la razza umana debba garantire la continuazione di quell'animale. È un'idea che perdura e risplende nel ricordo di un tempo passato, quando il Nilo era il fiume degli dèi.